Saluto l'ingresso in sala del Presidente Luciano D'Alfonso, già Presidente della Regione Abruzzo, Sindaco di Pescara, Presidente anche della provincia di Pescara, grande amico di Marco Pannella, a questo punto lo chiamo ad intervenire, tra l'altro anche vittima di diversi errori giudiziari, al quale volevo fare anche una domanda sul Partito Democratico, perché un grande contenitore di cultura democratica, appunto, almeno dalla parte della segreteria abbiamo visto un niet nei confronti del referendum sulla giustizia. Che cosa ne pensa? Qual è l'analisi che fa di questo? Intanto voglio ringraziare per questa occasione. Nel Novecento si sarebbe detto col linguaggio popolare: per fortuna che c'è il Partito Radicale e la sua capienza di iniziative. Io vengo da una storia diffusa di cattolici democratici e mi ricordo quando ci dicevano nelle occasioni formative che c'era un giornale nel 1918 che aveva questo nome, La Croce di Costantino, con sottotitolo Esce come e quando può, era di Luigi Sturzo. Ho la sensazione che il Partito Radicale sia un'infrastruttura di questo tipo: come e quando può fa tutto quello che serve alla comunità nazionale. Con questo spirito vengo a dirvi grazie per quello che anche nei momenti di difficoltà generale voi riuscite a coltivare, ad assicurare e anche a fertilizzare a favore di una pubblica opinione che fa fatica, soprattutto sui temi della giustizia. La prima questione: noi dobbiamo evitare l'emotività sui temi della giustizia. Non è che ogni volta che è di moda si organizza un fiume carsico che si rende visibile e vedibile. C'è bisogno di avere proprio una infrastrutturazione delle consapevolezze, delle dedizioni, del tempo investito, delle iniziative, delle premure, delle attività di riforma, perché non si fa una volta per tutte. Non stiamo occupandoci di una materia sul tipo degli usi civici del Comitato di Foggia, dove se si fa ogni 100 anni va bene. Noi dobbiamo sapere che impatta sulla vita concreta di persone, di famiglie, di collettività, di imprese, di credibilità del sistema paese. Quindi il primo contributo che voglio dare è un contributo che dica a chiare lettere grazie e bravi. Secondo, sui referendum io personalmente ho un'opinione differenziata, mi darò da fare su 3 referendum rispetto ai 5, mi convince molto il tema referendario riferito ad una revisione della faciloneria per quanto riguarda gli arresti cautelari, perché la dicitura cautelare non è vero che toglie di mezzo l'arresto. Anche certa stampa gioca su questo racconto di parole, di espressioni, ma tutto sommato è soltanto una misura cautelare. Quella misura nella sua istantaneità distrugge progetti di vita di persone, come le persone che hanno parlato, perché viene meno la dignità, compare la paura, che è il contrario della fiducia, e non si recupera poi con una documentazione cartacea che dice assolto perché il fatto non sussiste. Secondo, mi convince molto tematizzare il destino di quella cosa, di quell'UFO che è il CSM. Preghiamo laicamente affinché il prossimo CSM non sia peggiore di quello passato, perché dobbiamo arrivare a dire questo. Noi dobbiamo fare in modo che i magistrati, nella loro autonomia, nella loro capienza di cultura delle garanzie, possano essere votati liberamente senza catene di Sant'Antonio, perché è andata in onda in Italia una concatenazione di Sant'Antonio che non lasciava liberi i destini, i progetti di impiego, di utilizzo, di dedizione professionale della magistratura. Così come mi convince molto anche l'altra riflessione, quella riguardante la valutazione del magistrato. E adesso c'è un piccolo passo che voi non condividete per intero: il fascicolo che assume dentro di sé gli elementi di funzionamento della magistratura è un primo centimetro. Dobbiamo invece noi far derivare da questo primo centimetro una strumentazione normativa che consente, per esempio, agli avvocati l'ingresso nell'attività di giudizio, di misurazione, di valutazione dell'attività della magistratura.
Adesso però voglio dire una cosa che è completamente mia di questi lunghi anni di riflessione, che il tempo poi non è scandito soltanto dall'orologio, dalla clessidra, anche dalla intensità di pensiero. Vedete, io penso che in Italia il disastro sia l'indagine preliminare, proprio come istituto, è un circondario fangoso che attacca la dignità della persona. Noi dobbiamo fare in modo, uno, che la polizia giudiziaria sia messa nella condizione di rispondere. Quei fogliettini di carta che cominciano con la dicitura «fonti qualificate riferiscono che» e poi entrano nel circuito venoso della vita del paese, della società, attraverso la stampa che poi produce giudiziarietta, perché c'è un'alleanza per la giudiziarietta tra i fogliettini di carta della polizia giudiziaria e gli articolisti dell'informazione giudiziaria. È lì che comincia a sanguinare il destino della persona. Perché? Perché si ritiene che il punto di vista da inchiostro della polizia giudiziaria, poiché vidimato dal pubblico ministero, sia un di più di informazione che si assomiglia al giudizio della statualità, senza attendere poi il dato del giudice terzo nutrito dal punto di vista dell'avvocatura. Noi dobbiamo su questo fare una riflessione e io lo devo chiedere al Partito Radicale, a queste mura, ai geni invisibili di queste mura, alla storia di questo edificio, della vostra tradizione, perché non c'è riflessione. Perché sulle indagini preliminari c'è una doppia mitizzazione: la mitizzazione della stampa e lo svilimento mitizzante che fanno certi avvocati. L'avvocatura ritiene che dopo che finisce la fase delle indagini preliminari si comincia a lavorare per difendere, perché c'è bisogno di stabilizzare i documenti. Invece in quella fase muore la vitalità della persona. E non è che ne parlo perché me lo ha detto KPMG, McKinsey, perché ho letto un po' di carte di queste società che fanno slide e catering. Io l'ho vissuto pienamente. E guardate, vorrei dire, aiutiamo i pubblici ministeri a leggere queste carte, ad evitare un bombardamento, a fare in modo che l'articolo 358 del codice di procedura penale riguardi anche la polizia giudiziaria e non solo il pubblico ministero, perché quella è una norma bandiera che va riempita di capacità di funzionamento. Io mi fermo qui, non voglio raccontarvi la mia vicenda, anche perché la racconteremo, faremo adesso eventi a ripetizione in questa terra degli Abruzzi che ha vissuto per tanto tempo un problema sulla giustizia. Dopodiché non ho neanche difficoltà a dire che sulla mia vita l'ordinamento ha dato prova di funzionare dopo tanti anni. La ragione è venuta, la soluzione perché il fatto non sussiste è arrivato nel numero di 53 volte ad opera dello stesso pubblico ministero. Però qual è il costo di una vita così caratterizzata? Io ho dovuto organizzare una modifica genetica. Adesso li vado cercando quasi come con una sfida, perché è nata una sfida antagonista ad opera di chi cerca e coltiva l'accusa. Non ci deve essere una dimensione di antagonismo sportivo. Se emerge la verità, che venga coltivata anche dall'accusa la verità a favore dell'indagato e non che si scateni una logica di competizione. Vi lascio lavorare, sono venuto perché volevo tributare, riconoscere proprio attenzione a questo elemento che voi rappresentate in Italia. Siete luce su questi temi, non siete soltanto laici. I laici sono coloro i quali sono capaci di entrare nel merito, di tematizzare. La OSS si distingueva dalla comunità dei chierici nell'antica Atene. Voi siete di più di capaci di distinguere e di tematizzare. Accendete luci anche quando gli altri sono vinti dalla distrazione. In un momento della vita del paese nella quale tutto è ridotto a moda. Quindi buon lavoro, io la mia parte la farò nella dimensione individuale e spero di essere anche un segmento di lievito nella mia comunità politica nazionale, che è quella dei democratici. Grazie Presidente. Grazie Presidente D'Alfonso, Presidente della Sesta Commissione del Senato.